Gregorio Baltrinieri ha conquistato una storica medaglia d'oro nella gara dei 1500 stile libero uomini ai mondiali di nuoto a Kazan domenica. L'azzurro era partito a razzo, infliggendo stacchi abissali ai suoi rivali e mantenendo alto il ritmo della gara fino alla fine, con il tempo finale di 14:39:67. Argento al Canada, bronzo agli Stati Uniti. Si chiude così un mondiale importante per i colori azzurri che dal fondo al trampolino fino ad arrivare al nuoto ha regalato importanti soddisfazioni, così come per il sette rosa della pallanuoto che è giunto a terzo, mentre non ce l'ha fatta il sette bello, che è stato scalzato nella finalina per il terzo posto e ha perso pure il pass per andare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. L'ennesima rapina perpetrata ai danni di una stazione di servizio sulla A16 Canosa Napoli, nei pressi di Cerignola in direzione del capoluogo campano, ha messo in stato di allerta i dipendenti delle stazioni di servizio, i quali annunciano come forma estrema di protesta la volontà di chiudere durante le ore notturne le stazioni e di protestare contro la società Autostrade per la poca sicurezza del personale. Al momento il gesto dovrebbe riguardare i dipendenti delle stazioni di servizio Ovanto Sud della A16 e Salina Ovest della A14. Nell'ultima rapina messa a segno hanno portato via i rapinatori, sigarette, grattevinci e i soldi della cassa. A meno di un anno dalla strage di Ferguson, in cui venne ucciso un 19enne afroamericano, Michael Brown, torna di nuovo in primo piano la situazione in questo senso, dopo che qualche ora fa in Texas un agente di polizia ha ucciso un 19enne afroamericano disarmato dopo una lite. Intanto la polizia di Arlington ha già avviato indagini sul caso per verificare se l'agente, che è stato messo in congedo, abbia usato una eccessiva forza e si temono nuovi episodi di violenza tra comunità cittadina e forze dell'ordine.